Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giada, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Final Fantasy 16. Aia, mi sono colpito gli occhiali. L'ultima volta per chi l'ha vista la scorsa puntata, ci siamo lasciati con le 6 giunte per la nota. Abbiamo fatto la conoscenza di Isabel, detta anche la dama gestrice, gestrice, ma di come cazzo sono partita oggi questa puntata? Vabbè, la proprietaria del velo, che è un bordello. E abbiamo completato alcune secondarie e oggi possiamo finalmente dedicarci alla missione principale, che è la ricerca di Tatiana, una delle ragazze che la dama per l'appunto ha preso in custodia e che si ritrovano a vivere prestando i loro servizi senza dare troppo al dettaglio qua al velo. E per l'appunto questa Tatiana è da giorni che non si fa vedere, nessuno sa dove cazzo si sia cacciata, e quindi è il nostro compito ritrovarla, perché la dama è preoccupata per lei, giustamente. Quindi parliamo con una delle cortigiane e diamo inizio a questa missione principale, che è da tutta la puntata precedente, che devo completarla. La spilla della dama si fida di te? Abbastanza, vuole che cerchi una tua collega, una donna di nome Tatiana. Quindi non è tornata? Oh, se solo l'avessi confortata. L'hai vista prima che sparisse? Il giorno prima. Stava piangendo. Aveva perso il pettine. Un dono della dama. Non era niente di speciale, ma aveva un gran valore per lei. Vedi, Tatiana era orfana e vedeva la dama come una madre. Come tutte noi. Quindi era sconvolta? Sì, e io non ho fatto niente. Ma forse qualcun altro sì. Tatiana non viveva sola. La compagna di stanza saprà qualcosa. È laggiù, vicino allo stagno. Grazie. Vediamo che può dirci la sua compagna di stanza. Quindi sei tu la nuova scorta di cui parlano tutte? E ti hanno già assegnato un incarico, eh? Poverino. Sarai esausto prima ancora di iniziare il vero lavoro stasera. Io so che condividi la stanza con Tatiana. Per caso, lei ti ha detto qualcosa prima di... Prima che sparisse? Solo che incontrava una persona. Non ha fatto nomi. Ma io lo so di chi parlava. Davvero? Uno della guarnigione. Quanto irritante. Spendeva tutti i suoi ghillo per Tatiana e litigava con chiunque volesse comprare il suo tempo. Oh, era geloso. Come un cucciolo smarrito. All'inizio lei era lusingata. Ma poi ha cominciato ad avere paura. E ci credo. Stava pensando di parlare. Ma la dama era orgogliosa dei suoi guadagni e non voleva deluderla. L'uomo della guarnigione. L'hai mai visto? Certo che sì. Cercava sempre di infilarsi in camera. Un viscido con una cicatrice sull'occhio. Fatta in battaglia, dice. Mi sei stata di grande aiuto. Non deve passarla liscia. Trova lui e troverai anche lei. Un uomo della guarnigione. Sembra che dovrò fare un salto in caserma. Andiamo in caserma, quindi per la terza comunque, volta. Comunque, avrai bisogno di portarti via. Dov'è che è il capo d'addestramento? Qua. È passato così poco da Belle Nostoria. Ho saputo che hai vinto ai dadi. Ah, questi sono i tizi che dicevano: raga, prima andiamo a velo, andiamo a velo. Poi no, andiamo a velo e poi andiamo a velo. Ti sembra forse un bordello, marchiato. Sparisci. Chiudi quella bocca. Non vedi che alla spilla della dama? Una sua parola e non potremo mai più passare le porte del velo. C'è soltanto un uomo in caserma con un occhio malandato. Si chiama Yannick. È un po' che non lo vedo in giro. Per quel che so, dovrebbe essere Amur. Yannick è partito qualche giorno fa. Aveva appuntamento con un mercante. La dama vi ringrazia. Ora è l'ultimo villaggio sulla via Baroriflam. Devo dire a Isabel dove sono diretto. Clive, dimmi che porti buone notizie. Dipende dai punti di vista.
Oh, Tatien, avresti potuto dirmelo. Questo Yannick. I soldati con cui ho parlato pensano che si trovi a Mur. A quanto dicono, doveva parlare con un mercante della zona. Ma non spiega la sua assenza prolungata. E sicuramente tu intendi andare a Mur per scoprire la verità. Non è quello che vuoi. Sì, ma ho paura che mandarti laggiù possa fare più male che bene. La gente di Mur è un po' retrograda. Scoprirai che non amano affatto i portatori. E non si faranno scrupoli a segnalare uno come te al conestabile. Poi dici, io ho visto come si comportano uomo, qua, non penso che ci sia una gran differenza. Più di uno, in realtà. Si chiama Bertrand ed è occupato nelle stalle. Digli che ti mando io. Tornerò non appena scopro qualcosa. Vabbè, venuta in mente una battuta di merda, ma non la dico. Chi vuole intendere intenda. Bertrand. Allora, la dama ti avrà anche dato il permesso di aggirarti per Piana Nord, ma fai un passo fuori dalle mura e sarai solo un marchiato con un bersaglio sulla schiena. Rassicurate, soldato, grazie. Ah, praterie reali, ecco, un altro bel postaccio. Guardia ovest, ma che sono ste guardie? Adesso qui c'è guardia est e là c'è guardia ovest. Io voglio vedere capo ossia, io voglio vedere... Ma sapete che queste aree secondarie, cioè questi vicoli giganteschi... Intanto qua ci sono due secondarie, come ricordavo. Mi sanno tanto di boss secondari che sbloccherò nella seconda metà del gioco. Perché ripeto, io mi sono fermata nel punto subito dopo questo, a Oriflame. Il punto di Oriflame, la tappa Oriflame, nella mia prima partita. Quindi stavo per entrare nel vero vivo del gioco. E qui è indubbio che in Final Fantasy XVI ci siano dei boss secondari, perché che Final Fantasy è senza missioni secondarie che ti chiedono dei bestioni, ma... C'ho la grande sensazione, più vedo queste aree, di proprio essermi fermata poco prima di... I portatori soffrono per mantenere pieni i suoi granai. Di vedere il vivo anche delle missioni, perché al momento sono tutte missioncine, come state notando, anche le secondarie... Niente di che, fai qui, fai là, fai questo. Adesso sto vicino alla telecamera per farmi sentire che... Vai, bello! Vai! Muoia signora Slalia, perfetto. Penso che siano tutte femmine le Slalia, non so perché, ma mi viene da pensare che siano femmine. Oh, cioè, oppure sono dei Chocobo Alfa, boh. Quanta vita c'hanno i Chocobo, vabbè. Però davanti alle fiamme ascendenti sono burro. Ecco. A proposito, ciò 688 punti abilità. Bene, meno male che ho letto, perché mi servono 1000 punti abilità ancora per poter... padroneggiare il ciclone scarlatto, quindi insomma sbloccare la sua potenza massima. Sai cosa fare, Ben? Mordi, porta! Pum! Sai cosa fare, Ben? Sì, bello! Mordi, porta! Vai! Mordi, porta! Vai, bello! Sai cosa fare, bello? È finita! Dai, mi sto spaccando comunque i timpani con i combattimenti. Devo passare. Capo Sierra, io voglio vedere quest'area. Vai, bello! Mordi, porta! Vai, bello!
no, ok, l'ho usato, l'ho usato, ok. Ce l'ho fatta, l'ho usata bene. Vai! Guardie? Nemici? Mi sa di sì, eh? Cavoli, sta zona non l'ho assolutamente guardata la prima volta che sono passate. Non c'ho voglia di far fuori i soldati. Eh no, però cazzo. Pieno così di soldati. Vabbè, dai, senti. Cosa pensi di fare? Sai cosa fare? Cosa pensi di fare? Massacrare gente che vedo che risulterebbe offensiva se mi avvicinassi di qualche metro di troppo. Vai. Secondo me qui c'è tipo un forziere, c'è qualcosa da vedere qua. Ad esempio, ricordo che la torre di vedete c'è un bello oggetto, se qui c'è World. Lì, bello! Vai! Morgan! Vai! Insomma, un po' di cani oggi. Di qua! Lì, bello! Vai. Ma dove che parata che è stata? Vai. Lì, bello. Ecco qui la guardia ovest. Vediamo un po' qua cosa ci... Dritta imperiale. Sarà ben fornita. Vai, benvenuto. Lo so. Adesso faccio un bel po' di massacro. Muori! A posto. Altri nemici di avvicinamento. Vai. Altri, la madonna, ragazzi, quanti siete? Ragazzi, siete tantissimi. Lasciami scappare. Ops. E poi c'è il capitano che c'ha un po' le urla da femminuccia. Scusate. Sai cosa fare, bella, è finita. Addio. Forzierino, 10 pezzi di guerrite, 10 zanne affilate, raga, non passo mai da Fabio, ma questi sono tutti oggetti che posso vedere, sono soldi, so gil. Beh, comunque sapete che anche la torre di vedetta, se ci vado, Clive avrebbe, cioè, ricordavo questa battuta che Clive l'aveva detta nei pressi della torre di vedetta, che è quella sulla strada per Moor. Vai! Mordi, corda! Aia! Vai! Grazie! Vai, bello! Stavolta no! Ah, minchia! Che fastidio! Finché adesso mi divento un demonio! Vai! Yeah.
Madonna che fastidio, adesso non appena... Non appena, ecco, sei preso, perfetto. Adesso... Sti diaghetti... Venite qui, bastardi! Vai, bello! Vai! Hai perso! Mordi, Torgal! Vai, bello! Basta così! Madonna che mitragliettina di danni che ha fatto! Dai, mi sono incoglionita coi comandi! Sto per arrivare un'altra sfuriata di fretta addosso, sto aperto! Vale! Vai, recupera vita! Vai, bello! Vai! Mordi, Torgal! Mordi, Torgal! A posto! C'è un'altra stele, tipo la pietra di Aretha al rifugio. È la seconda che trovo. Vai. Sai cosa fare, bello? Di qua. Sai cosa fare, bello? Vediamo se posso interagirci. No, non posso. Faccio un viaggio rapido, raga, con l'obelisco qui di piano nord, perché di farmela tutto a piedi non c'ho voglia. Cavoli, siamo già 17 minuti. Non troverai della frutta più fresca. Un'altra giornata è andata. Il mercato è un vero nella. Metti a fuoco tablet, bravo, tablet. Ha messo a fuoco perché ho messo a fuoco io, Allora, dicevamo, Moog, sì. Mordi, Torgal. Metti a distanza, bella. Non mi faccio problemi qui a spammare che... Ma comunque è proprio... Gli attacchi di Garuda per lo più fanno vacillare. Sono portati per il vacillamento. Vai! Vai, bello! Worgen! No, dai! Per questa volta davvero per un metro non l'ho preso con l'affondo potente. Basta così. 1999. Proprio danno criticissimo. Là c'è un'altra torre di vedetta. Qui c'è un mulino. Qui là c'è la torre di vedetta, cioè dove se vado mi attacco un'altra orda di soldati, un po' come è successo prima. Qui non c'è niente. Adesso vado alla torre di vedetta però, Yeah. Sai cosa fare, bello? Di qua. Sì, bello. Vai. Adesso andiamo a fare un giro. Andiamo per i coglioni alla torre di vedetta che c'è qua. Ottimo, un altro scontro.
Ottimo, un altro scoppio. Aia! Vai! È finita! Madonna che... Oh, ma io c'ho la fissa proprio! Ma io c'ho la fottuta fissa a premere... Lì, bello! A premere L1 per schivare. Ho premuto L1 due volte con l'intento di fare il recupero, perché se tu vieni colpito premendo R1 puoi recuperare, puoi rimettere Clive in piedi. Io premevo L1, stavo premendo L1 a spam. Ma che cazzo mi prende stamattina? Allora, e tu chi saresti? Sono una roba i coglioni che è venuta qua per far fare exp. Adesso aspetto un attimo a spammare il ciclone scarlato, che prima è arrivata l'orcia. Vai. Aspetta un attimo. Vai. Aspetta. Inizia a distanza, bello. Altri ancora! Guarda, è arrivata! Moto! Moto! Madò, come lo... gli ho fatto proprio... gli ho frantumato i sogni! Stava parando, io gli ho tirato la fiamma addosso! Si è spaccato in due! Ho una vita per recuperare, sono riuscita comunque a fare attacco punitivo, Woohoo! Livello 24! A posto! Fascia del domatore dei demoni? Che cazzo è sta roba? Fa vedere. Andiamo a vedere su... andiamo a vedere qua. Allora, cos'è? Aspetta. Mi sembra... aspetta. Mi sa che è una cintura, sì. Mi aumenta... Questa la metto subito. Sebbene uccide un demone, non serva ad altro che a rimandare la sua anima da dove proviene finché questa non verrà di nuovo evocata per possedere un nuovo ospite, domare un demone è un metodo molto più efficace di limitare la sua influenza malvagia sul piano corporeo. Attirando e intrappolando lo spirito eterno di una parola infernale nel corredo indossato dalla persona, è possibile brigliarne il potere e incanalarne una parte per utilizzarlo a piacere. Descrizione figa, io la metto solo perché dà più di difesa. Anche se l'idea di avere un demone nella cintura che c'ho adesso. Raga, io lo sento tantissimo di essermi fermata poco prima che iniziasse il vivo del gioco. Io me lo sento. No, a fondo. Sei a forte sparevo nel culo dello Slaria. Vai, bello. Morta. Oh, dando sangue nero il Chocobo. Il sangue nero si vende. Vai. Cosa fare, bello? Vai! Mordi, torta! Vai! Mordi, torta! Adesso qui c'è una secondaria e quindi la facciamo.
Archiato, qui, presto! È tardi, ma dov'eri? Tardi per cosa? Ma come, non sai niente? Una bestia selvaggia sta attaccando mio figlio! Dunque, non restare lì, impalato! Su, salvalo! D'accordo, dov'è? Oh! Vedo che mi hanno mandato un marchiato che ha del fegato, per una volta. È da quella parte, verso la costa. Vai! Forza, uccidi la bestia! Sì, sì. La missione si chiama Divertimento Crudele. Un uomo con un figlio in pericolo di morte non sembrava preoccupato. C'è qualcosa di strano qua. Chissà perché, eh? È meglio fare attenzione. Mi altra gente che vorrei prendere a schiaffi. Lupo, vuole mangiarmi! Lo permetterò. Il ragazzo che gridava al lupo. Lupo rabbioso. Me ne vado io. Ehi, bello! Vai, bello! Vai! Quattro exp. Scarsissimo questo lupo per essere una belva però inferocita. No! Non dovevi uccidere, lupetto! Dovevi morire tu! Mio padre ti farà frustare! I portatori non devono vincere! Che storia è? Tuo padre ha detto che ti attaccavano. Tu non dovresti parlarmi! Non guardarmi così! Stavamo giocando! Giocando? Parli ancora! Lo dirò a mio padre! Mica, da perderti... Raga, io non sono per la violenza sui bambini, ma questo tipettino qua, che è un ammasso di pixel tanto, intanto, è da prendere a schiaffi, ma come se non opera ci fosse un domani. Ovviamente. Tuttavia, la colpa non è del lupo. Lui è suo padre, eh? Povera questa gente. Questa storia deve finire, prima che succeda ancora. Tra l'altro, cioè, oddio, tra i due ce n'è uno, non so se avete notato il dettaglio, uno dei due, cioè, ecco, c'aveva il piede che si stava già trasformando in pietra. Vieni qui da me, subito! Ma come osi terrorizzare mio figlio? Hai massacrato il suo povero animale e tu adesso hai persino il coraggio di ritornare qui a testa alta? Quel lupo era stato addestrato. Molto più di quanto non lo siate voi, inutili schiavi. Siete soltanto intrattenimento, niente di più. E posso dire con certezza che noi non ci stiamo affatto divertendo qui. Nemmeno io. Pagherete per ciò che avete fatto. Visto? Te l'ho detto, parla troppo. Non è giusto. Non mi piace, padre. Non sei il marchiato che ho comprato. Non è vero? Come osi ingannarmi? Beh, i peccati di uno schiavo ricadono sul suo padrone. Va! Portami qui immediatamente lo sventurato a cui rispondi. Lo sventurato sarebbe la dama. Lo sventurato di cui parli è la dama. La faccia incazzata di Clive è bellissima. Ma non sarà felice di questa interruzione. Tu servi la dama? Perché mai una donna del suo calibro? Hai paura? Come credi si siano sentiti quei portatori morti? Immagini la loro paura. Il loro dolore. Dalla tua espressione direi che la paura puoi immaginarla. Ora, se vuoi capire il dolore... Padre, mi fa paura. Tu pensi forse di potermi minacciare, marchiato? Schiavo della dama o meno, non posso tollerare oltre questa insolenza. Basta comprare un altro lupo, più grande, migliore. Ma naturalmente, figliolo. Parlerò con gli abitanti del villaggio. Chiederò loro di procurarne un altro che abbia zanne così forti da staccare la testa a questo marchiato.
Ma va a quel paese. Sto sprecando tempo. Ecco, bravo. Ma non posso lasciare qui questi portatori. Devono essere sepolti. È il minimo che possa fare. Quanti portatori hanno perso la vita per il divertimento di questo nobile? Ti fanno odiare sempre di più il fatto che i portatori vengano trattati peggio dei cani, ragazzi. È bellissima sta cosa, è tristissimo. Questo mondo è una merda, però dall'altra apprezzo sta scelta narrativa, la apprezzo tantissimo. Altre vittime dei giochi dei nobili. Eh già, signor. Tu sei Clive? Sì. Come fai a saperlo? La dama. Sono al suo servizio. Come te. Non è mai facile seppellire i morti. È per questo motivo che sei qui. La signora non vuole che vengano lasciati ai corvi. Già che sei qui, puoi darmi una mano? Volentieri. Seppelliamoli. Ora saranno sollevati dai fardelli. Sei stato tu a uccidere il lupo del nobile. Esatto. Anche se credo che ne prenderanno un altro. E quando arriverà, moriranno altri portatori. Come possono disprezzarci tanto da mandarci al macello? Semplice. Perché voi non siete loro. I portatori sono strumenti quando servono. Altrimenti sono giocattoli. E se uno si rompe? Beh, puoi prenderne un altro. Però queste decisioni non restano sempre impunite. Padre! Padre! Questa è opera tua. Certo che no. I lupi uccidono. È la loro natura. Se ne inviti uno a casa, presto o tardi ti squarcerà la gola. Ci hanno dato il lupo, ragazzi. Incatenati o no? Karma! Non mancheranno le zane. Chiama karma, questo si chiama karma. Mi chiedo che cosa farà la gente quando si ribelleranno. Due bastardi assassini meno nel regno. Non li rimpiangerò. Tieni. Per l'aiuto. Quando che rimpiango anch'io. I bastardi assassini, comunque esse sia la loro forma, sono sempre bastardi assassini. Prendili. Non si sa mai, potremmo incontrarci di nuovo. Fino ad allora. Oh, 1000 passapunti di abilità ho guadagnato! Posso potenziarmi ciclone scarlatto? Apro il menu principale con start, non con triangolo! Questa è l'influenza di Final Fantasy 12. Io da bambina, per aprire il menu principale ricordo che dovevi premere il triangolo, quindi questa era l'influenza del 12. Allora, o potenzio trascendenza ed aggiungo una barra alla barra di Ifrit quando la uso, o padroneggio ciclone scarlatto. Io ho già detto che voglio padroneggiare ciclone scarlatto, e quindi ciclone sia. Il prossimo è trascendenza, comunque. Beh, detto ciò, ci abbiamo ancora una seconda rete da vedere. Siamo a 34 minuti. E ancora una volta sta puntata mi sa che durerà quasi 50 minuti, se non addirittura una cinquantina, perché voglio chiudere la missione principale in questa puntata, quindi ora faccio quest'ultima missione secondaria e poi chiudiamo la missione principale. Comunque, Lisette. Hai visto la mia Chloe? L'ho fatta uscire dal recinto per fare le faccende, ma non è ancora tornata. Forse si è persa. Potresti cercarla, per favore? Posso provarci, certo. Non ti prometto niente, ma posso provarci. Descrivimela. Ha una bella chioma bianca. Si lascia coccolare quando sono triste. È sempre bravissima.
tranquilla e gentile. E ama passeggiare in mezzo al grano. So che i campi sono grandi, ma non si era mai persa prima. Oh, starò morendo di fame. Non mangia niente da ieri ed è compito mio darle da mangiare. In tal caso, non facciamola aspettare. Animale da compagnia. Detta così, chioma bianca che non mangia da un... Campo è davvero grande. Ma qualcuno potrebbe averla vista. Detta così, chioma bianca, do andare nel grano. Ma qualcuno potrebbe automaticamente venire a pensare ad un bel cavallino. E in verità sappiamo già tutti di che si tratta, l'abbiamo già capito. Contadina schizzinosa. Lavori in questi campi? Volevo farti una domanda. Un marchiato? E a giudicare dai modi non sei nemmeno di queste parti. Perché mai dovrei aiutarti? Dimmelo. Una ragazza del villaggio mi ha chiesto di trovare il suo animale, Chloe. L'hai vista? Chloe, hai detto? Ah, il giocattolino di Lisette. Ho visto quella lurida creatura vicino al mulino a vento. Quella bestia è grande ormai. Dovrebbe legarla quando finisce di giocarci. Il mulino. Ora vattene. Non voglio marchiati inutili tra i piedi. Chloe. Non vedo la chioma bianca, però. Ah, è più marrone che bianco. Non sei Chloe, vero? Ma è... Qualcuno dorme sul lavoro? Spero di non disturbare. Ecco. Chioma bianca. Lui da creatura, descrizione. La maledizione dei cristalli. Chloe, ti stavo chiamando! Non mi hai sentita? Cosa? Alzati, hai dormito abbastanza. È ora di tornare a casa. Chloe? Oh, ti sei già trasformata in roccia. Ti ho solo fatto usare un po' di magia. Sapevi di essere la mia preferita. Nessun'altra Chloe aveva una chioma così bella. Ci vorranno mesi prima che papà me ne dia un'altra. Devo aspettare che siano troppo stanche per continuare a lavorare. Quindi per te non era altro che un giocattolo. Non ti importa niente che sia morta. Non è morta. È diventata una roccia. Quella. Quella è la maledizione dei cristalli. È così che è morta. E ora non c'è più. Dare il suo nome a un'altra portatrice non cambierà niente. No, non dire così. È vero. E senza quel marchio sarebbe stata una ragazza qualsiasi. La figlia di qualcuno. Proprio come te. Ma papà ha detto che i portatori non hanno genitori. Invece sì. I genitori li danno via. Famiglie che non rivedono più. Ma quando hai accolto Chloe, sei diventata tu la sua famiglia. Ricordatelo. E ricordati di lei. Io... Mi, pesante, ma l'ha sentita, eh? Mi, se l'ha sentita! L'ha sentita tantissimo! Mi spiace, Chloe! Bene, secondarie finite. 39 minuti, tutti a Murg a parlare con Bertrand. Ovvio che l'impero non abbia mai mandato qui la mia unità. Se a Moore sono intolleranti, come dice Isabel. Sei Bertrand? Mi manda la dama. Come al solito. Ho sue notizie soltanto quando vuole qualcosa. Beh, sentiamo, che c'è? Una sua cortigiana è scomparsa. E io devo trovarla. Un soldato che forse ha delle informazioni dovrebbe essere venuto qui a incontrare un mercante.
Molti mercanti diretti alla capitale si fermano qui per vendere merci. Ma solo uno di loro è stato visto litigare con un soldato. Si trova ancora qui? Il mercante? Oh, sì. Da quel che ho sentito, ha tenuto testa al soldato finché quello non si è stancato di urlare. Se intendi cercarlo, sii discreto. Qui la gente lo impiccherebbe un marchiato piuttosto che aiutarlo. Anche se porta la spilla protettiva della dama. Ho capito. Un mercante! Quel mercante ovviamente e però... E cosa posso... vuoi? Ah, ok, no, come non detto, è stronzo anche il mercante. Allora, questa la vendo subito. Non ti basta? Oh, che peccato. Ma chi ha detto qualcosa? Adesso vedo un po' di roba che ho accolto che... Eccolo qua. Può essere venduto per dei chili. Pagherò il giusto e non di più. E chi ti ha detto di pagare di più? Non ti basta? Oh, che peccato. Diamo un'occhiata se anche lui c'ha una traccia musicale. Nella nebbia. Quantamila? Ma quindi in totale c'ho 90.000 guild da spendere. Dovrei spendere in totale 90.000 guild per i collezionabili. Fantastico. Mi sa che non ci arrivo a... arrivare a 90.000 guild. Nemmeno vendendo tutti i materiali che c'ho. Già qui con l'attivo di Viverno. No vabbè. Grazie ragazzi. Tante, eh? Mi sa che aspetteranno le musiche. Non sono convinta che altri marchiati così presto. Tornerò un giorno qua da queste parti, anche nella parte di gioco che non ho ancora giocato. No, devo aspettare per acquistare la roba. Dov'è il tuo padrone? Devo chiamare il conestabile. In realtà vengo da Piana Nord per volere della dama. Avrai sentito di lei? Oh, ma certamente, la conosco. Io sono un umile servitore della signora. Che tipo di servigi richiede da me? Dicono che qualche giorno fa tu abbia discusso con un soldato che ha una cicatrice sull'occhio. Sì, esatto. Aveva un pettine che sosteneva essere un cimelio antico. Voleva che glielo scambiassi con uno nuovo. Ma sebbene fosse vecchio, non poteva certo essere un cimelio antico, come gli ho detto più volte. E comunque, lui continuava a insistere nel dire che era un oggetto di grande valore. Protestava contro la mia valutazione. Io però ho tenuto duro. E nonostante le sue spacconate, ha dovuto comprarsi un pettine nuovo. Anche se ne ha scelto uno da poco. E sai dove si è diretto dopo? Normalmente i miei clienti non sono soliti dirmi dove se ne vanno girando, ma questo in effetti me l'ha detto. E andava in quelle rovine laggiù, stranamente. Grazie mille. Prego, figurati, io farei di tutto per la dama, qualsiasi cosa. Ricordati di dirglielo, va bene? Che sono stato disponibile con te, molto disponibile. Immagino che il molto... stia anche solo nel rivolgere ad una parola ad una persona che porta i marchi sulla guancia sinistra. Il moto sta lì. Disponibile nel rivolgere la parola. E poi il moto sta nel ad una persona col marchio. Ok. 44 qui minuti forse. Di morte, Torgal. Già, avevamo già capito tutti quanti che Clive, niente da fare. Arriva sempre tardi sul posto. Sai cosa fare, bello? Lì, bello! Lupo rigonfio, hanno proprio banchettato. Ma perché a me capita sempre di trattare Robinetta al cibo quando è quasi l'ora di pranzo, raga? Ma che cazzo? Vai! Basta così! Vai, bello! Vai! Minchia, se vi meno male! Vai, bello! Lasciami scappare! Sta giù! Ah, questa è l'alfa! Ok, perfetto. Oh, madonna, ma no...
rotto le scatole tutto il tempo attaccandomi da dietro. Zanna affilata, appena insanguinata. Dannazione. Cadaveri. Un uomo e un uomo e una donna, cazzo, no, ho letto. Non ho letto, c'ho il tablet che mi copro i sottotitoli e pensavo che avesse finito. Beh, i lupi hanno banchettato. Ma il sangue è secco da tempo. Quindi eccoti qua, Tatien. In tal caso, il cadavere accanto al suo deve essere Yannick. La ragazza che Yannick andava a trovare, lui la chiamava Tatien. Tu mi hai seguito. E perché dovrei? Per caso pensi che avrei fatto bene a farlo? Comunque no. Stavo cercando Yannick. E probabilmente l'ho trovato. Entrambi abbiamo trovato qualcuno. Ah, lui era un tipo geloso. Non sopportava l'idea che la sua donna stesse con altri. Un giorno l'ha vista con un pettine nuovo. Pensava che avesse un altro cavaliere. Ha detto alla guarnigione che l'avrebbe trovato e ucciso. Pensavamo che fossero chiacchiere, ma poi è partito per affari a Moor e non è più tornato. Se intendi questo pettine, era un dono della dama. Se solo Yannick gliel'avesse chiesto, eh? Ora non marcirebbe su una collina. Credo che volesse chiederle qualcos'altro. Le ha rubato il pettine e ne ha comprato un altro. Lui voleva sposarla. Sposarla? La dama gli aspettava. Dove sarebbero andati? Certo, non a Piana Nord. E sappiamo che fine fanno i disertori. Dì alla dama che mi dispiace molto. Quando verranno a recuperare Yannick, farò portare il corpo di Tatien al velo. Credi sia saggio? Ah, non insabbieremo la cosa. Speriamo solo che la dama non ci ritenga responsabili. A proposito, ho visto che era a Moor poco fa. Le puoi raccontare? È meglio se lo fai tu. Andiamo. Devo dirlo a Isabella. Forse con il pettine avrà qualcosa per ricordare Tatien. Ok. Fammi vedere gli oggetti. Vecchio pettine di legno donato Tatien dalla Masiola. Diversi denti sembrano essere stati rotti di recente. Prima che me ne dimentichi, qui dal mercante acquisto. Ecco, due pozioni. Avanti, prendi. Una pozione potente. Grazie tante, eh. Ecco, così nella prossima puntata che comincio la zona. C'era un messaggio dal capitare, avrei potuto occuparmene io, mia signora. Con due spade, ho già le scorte complete. Sei ancora tutto intero. Sarai felice di sapere che i tuoi compagni sono arrivati. Hanno detto che ti aspettano nella cappella a est di qui. Grazie, ma non c'era bisogno di venire qui a dirmelo. Stavo giusto venendo da te. L'hai trovata, quindi? E quel che ne resta. Capisco, la mia cara Tatien. Capita spesso che un cliente si innamori perdutamente di una cortigiana. Specie un cliente giovane e lontano da casa. Ma è raro che queste storie abbiano un lieto fine. Ho trovato questo con Tatien. Credo che fosse tuo. Grazie per averlo preso.
Mi assicurerò che la accompagni sulla pira. Ok ragazzi, direi che il video di oggi su Final Fantasy 16 possa concludersi qua. La prossima volta andiamo a parlare con Sid e Jill ed incominciamo l'ultimo. Prima che tu vada, ho un ultimo regalo per te, per ringraziarti. Il velo vanta tra i suoi patroni diversi alti ufficiali che vengono dall'esercito imperiale. Secondo uno di questi gentiluomini chiacchieroni, sembra che le legioni si stiano preparando a marciare verso sud. Otto ha detto la stessa cosa. Ma ti ha anche detto che si tratta di tutte le legioni. Non è una scaramuccia. Sembrerebbe che l'imperatore stia per abbandonare la capitale. Ma questo ovviamente non è possibile, giusto? Sta attento. Qui c'è qualcosa, certo, che puzza. E grazie ancora. Dicevo, nella prossima puntata andiamo da Jill e Sid ed incominciamo l'ultimo dungeon con il simbolo delle spade che io ho fatto per conto mio, e con quello chiudo le registrazioni di oggi. E siccome è un pezzo succoso, mi sa proprio che lo dividerò in due parti, quindi ve lo vedrete separato nelle due puntate di domani. Nel frattempo, e poi a partire da dopodomani, incominceremo la parte blind run della serie. Quindi la serie diverrà una blind run a partire dall'episodio 25, perché lì partirà tutto il pezzo che io non ho fatto per conto mio. Quindi la blind run. Ok ragazzi, nel frattempo, se questo episodio su Final Fantasy 16 vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di esservi perso qualche cosa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gameplay, il link al mio profilo Instagram. Per concludere la sezione community, ogni tanto esce qualcosa di nuovo. Detto ciò, noi ci vediamo la prossima. Do un'occhiata alla batteria del tablet.